Rossano Federici, giocatore del CD Fiano. Oggi è arrivato questo pareggio pirotecnico contro l'Olimpico, un 9-9. Un pareggio che forse vi lascia la mano in bocca per come si era messa la partita, che tutto sommato si è riuscito a recuperare dopo essere stati sotto i due gol fino a pochi minuti dalla fine. Sì, in effetti è stata una partita rocambolesca. Bisogna essere onesti, secondo me il risultato è giusto, quello del pareggio, perché si è vista una partita maschia dove tutte e due le squadre ci hanno messo il massimo impegno. E un po' noi siamo andati sotto, un po' loro sotto, però tutto sommato il risultato è giusto. Forse noi abbiamo concesso loro dei gol un po' più facili di quello che ci hanno concesso loro a noi, però questo fa parte del gioco e quindi tutto sommato va bene così, ecco. Peccato, perché quando siamo andati in vantaggio all'inizio della ripresa pensavo che potessimo incanalarla nel verso giusto, invece poi siamo andati sotto i due reti. Siamo riusciti a pareggiarla, quindi bene così, dai. Questa sera è arrivato il secondo pareggio consecutivo dopo quello di Pratiglione. Purtroppo un'involuzione che vi vede allontanarvi un po' dalla vetta, Setup e Don Bosco. Quali sono le ambizioni di questo CD Fiano? Ma le ambizioni sono quelle di fare il meglio possibile in questo campionato. Tutto quello che viene noi lo prendiamo. E secondo me, almeno in partenza, forse c'è un paio di squadre più attrezzate di noi. Però sappiamo che tutto è possibile. Poi noi a Cirié negli anni passati abbiamo visto che tutto è veramente possibile. Noi ci proviamo fino all'ultimo. Poi se gli altri sono più bravi di noi, gli daremo la mano. Noi comunque cercheremo di render cara la pelle a tutti quanti. Cristian Contestabile, giocatore dell'Olympic. Oggi un buon pareggio qui a Cirié. Fino a pochi minuti dalla fine sembravate in grado di fare questo colpaccio. Un po' pizzico di nervosismo visto questa partita. Come al solito, diciamo che pecchiamo un po' di inesperienza. Siamo una squadra molto giovane, come giustamente hai ribadito te, due volte in vantaggio sopra di due. Poi un po' complice il nervosismo, un po' l'inesperienza, questa partita era molto sentita dai ragazzi e quindi abbiamo portato a casa l'ennesimo pareggio. Magari forse sono due punti persi da un certo punto di vista. Comunque in casa qui del Cirié non sarà facile anche per molte squadre, quindi da un punto di vista un punto guadagnato. Tutto sommato quindi un buon pareggio in casa di una sicuramente squadra ostica che vi lascerà sicuramente ben sperare per il futuro, visto che l'inizio di campionato non è stato così forse esaltante per come speravate. Sì, come ti ribadisco, abbiamo sprecato parecchi punti per l'inesperienza, spesso ci ritroviamo sopra di 2-3 gol come in casa della Chiavazzese, poi un po' complice magari il nervosismo. Portiamo a casa questi pareggi, a volte anche le sconfitte. Comunque siamo fiduciosi e speriamo di fare un buon proseguo di campionato.